E adesso andiamo, diamo la linea, possiamo dire così, all'amico Lorenzo Valeriani perché continua il suo approfondimento dedicato al Laccio d'Amore di Penna Sant'Andrea. Thank you.
diciamo così, che volevi o che volevate realizzare all'epoca con l'associazione, che però si è un po' bloccato per impegni, anche per questioni legate, ne parlavo col sindaco, un po' all'economia dell'associazione. Un progetto non riuscito, ecco, che avevate non immaginato. Non so, non avevamo grandi ambizioni, noi volevamo che questo gruppo, allora stiamo parlando degli anni 70, sì. Negli anni 70 c'è stata questa rivalutazione del folklore, sono nati in Abruzzo tantissimi gruppi folcloristici, ma che facevano canti. Non c'erano altri gruppi che facevano balli, c'era Orsogna che aveva una tradizione anche loro vecchia, ballavano con queste conghe, sì. Però la tradizione del ballo che aveva un suo significato antropologico ce l'avevamo solo noi. E quindi il nostro sogno era quello di tornare in auge, perché il gruppo, pur non essendo associazione, pur non essendo organizzato, ha avuto dei trascorsi negli anni 30 importantissimi, durante l'epoca del fascismo, quando certo. Il fascismo cercava di rivalutare queste tradizioni. Il gruppo è stato al matrimonio del principe Umberto a Roma, è stato sempre a Roma quando Hitler è venuto in visita ufficiale in Italia, insomma. Quindi cose, io ho visto dei filmati all'Istituto Luce, andammo su proprio per vederli, e ci sono alcuni spezzoni dove non siamo certi, ma penso di aver visto qualcuno, in base al costume, di aver riconosciuto qualcuno. We'll be right back.
Per chiudere questa bella intervista, ti chiedo, è stato difficile il ricambio generazionale col passare degli anni, oppure è una cultura, una tradizione talmente forte a Penna Sant'Andrea che i ragazzi vengono automaticamente, dicono sono presente, ecco, voglio starci. Che non c'è bisogno di forzare nulla. Penso, guarda, uno su 200 non ha fatto, no. Non ha fatto il laccio d'amore, altrimenti prima, vabbè, c'era anche più gente, quindi era anche certo, più facile. Però si imparava da piccoli, i ragazzi andavano a vedere le prove, era già una tradizione andare a vedere le prove. Io ero bambino e vedevo le prove dei grandi, quindi arrivavi, alle scuole, arrivavi e già allenato, si insomma. Arrivava, poi chi organizzava, appena vedeva che c'era qualcuno che era pronto, lo inseriva nel gruppo, quindi non c'era un vero ricambio, sì. C'era sempre l'ingresso di qualcuno che andava a sostituire e all'occorrenza, mi ricordo, 1987, inaugurazione dei campionati mondiali di atletica a Roma, quattro gruppi folcloristici italiani, solo quattro, uno dei quattro eravamo noi, siccome ci tenevamo a fare bella figura, pensammo di fare un palo appositamente per l'evento, cioè aumentando il numero dei nastri. Quanti noi avevamo eravate? I nastri sono 12 coppie, 12, 10, 8, pure 6 si può fare, però diciamo che l'ideale sarebbe 12 cioè, coppie perché sono i 12 mesi dell'anno e tutta questa cosa qui. Noi lì portammo un palo con 16 coppie, quindi era enorme, occupava uno spazio come tutta questa sala, mi ricordo le riprese dall'alto a questo. E lì per riportare il numero su, perché già c'era il calo demografico, abbiamo richiamato ragazzi che non ballavano più ma che sono venuti con molto piacere, ognuno ha il suo costume a casa . E anche questa è una tradizione, perciò i nostri costumi nella maggioranza dei casi sono autentici. Le stoffe sono autentiche, ci sono costumi che hanno anche 200 anni, che sono tenuti, li tengono sotto vuoto e li mettono solo in determinate occasioni. Quindi diciamo che ancora si riesce a portare avanti questa grande tradizione che a Penna Sant'Andrea il laccio d'amore si balla dal 1600, da quando, secondo la tradizione, dei muratori venuti da Milano portarono questo ballo. E da loro c'è stato sempre, si faceva solo influenza milanese, non la sapevo. Che però l'avevano preso, l'areale di diffusione è vasto. Nel Sud America si balla il laccio d'amore, con molta probabilità è venuto dal Sud America, in Italia con la dominazione spagnola e poi si è espaso un po'. Attualmente i due centri dove si fa un ballo simile è Penna Sant'Andrea e Petralia Sottana in Sicilia, con i quali siamo gemellati. Benissimo. Ovviamente. Cenni storici meravigliosi, straordinari. Che ogni tanto mettono anche un po' dei brividi, no? Perché generano davvero emozione. I nastri li continuiamo a vedere, continuiamo ad ascoltare, a vedere il ballo meraviglioso del laccio d'amore. Io ringrazio Cesare Baiocco per la sua presenza, perché ovviamente sì, bisogna ascoltare, bisogna osservare il ballo, ma senza i cenni storici poi poco si riesce a capire, no? Perché diciamo così, intercettare un po' quelle che sono le origini, abbiamo scoperto cose interessanti, è fondamentale per poi capire dove si vorrà arrivare. Cesare ha detto 1600, ora siamo nel 2024 e il laccio ne ha fatti di chilometri. Ovviamente insomma. Non c'erano i nastri colorati, certo, come assolutamente. Oggi, c'erano delle corde, in alcune popolazioni primitive addirittura Eseguono un ballo agganciandosi ai rami degli alberi senza intrecciarlo. Però il senso perché è quello. Il senso è quello, è l'albero fecondatore della terra che trasmette la sua forza ai ballerini che ballano attorno. Questo era poi per le esigenze scenografiche i rami certo. Sono diventati nastri, prima corde, poi nastri colorati, e adesso si balla con questi nastri che erano di seta. Di seta, che hanno un frusciare tutto particolare quando fanno quando musica facendo, anche loro. Fanno musica anche loro. Grazie a Cesare Baiocco, grazie a Mario Giacchetta che ovviamente è qui con noi. Torniamo, stavo dicendo in pista, torniamo in sala perché è la sala polifunzionale di Penna Sant'Andrea per continuare a godere dello spettacolo del laccio d'amore.